Ok guys, ciao Bannis, ci siamo, io sono Panoschi, siete su Sorare for Bannis, prima live e primo ospite da presentare a breve. Quest'oggi che cosa andremo a fare? Andremo a spiegare meglio il nostro passaggio da Web3 Community utilizzando sempre i mezzi e gli strumenti del Web3. Ma che cos'è il Web3? Che cos'è Zili, la piattaforma che stiamo utilizzando? Siamo la prima community su Sorare che sta utilizzando questi strumenti di Web3, e a spiegarcelo oggi c'è un gradito ospite e socio ed è il signor If I Was Frank. Ciao Frank, Ciao benvenuto. ragazzi, ciao Mirko, ciao Panoschi, grazie, grazie mille, grazie. È Allora, ce un l'abbiamo piacere fatta essere con voi, sì, ce l'abbiamo fatta, infatti. questa prima live. Una live Ricordiamo, chi attesissima. non potesse vederla online la troverà sul canale Twitch on demand, quindi potrà recuperarla. Sappiamo che l'orario è un po' particolare, quello delle 16. Abbiamo anche dei competitors, ma direi di fare una live abbastanza veloce dove iniziamo a descrivere innanzitutto ovviamente chi siamo, un po' la nostra community lo ha già capito, però dove vogliamo andare più che altro. E da quello che mi è sembrato di capire, pare che siamo la prima community orientata verso Web3, e questa è una cosa che ci contraddistingue rispetto alle altre. C'è da dire, vero Frank, che noi veniamo da un'altra esperienza che avevamo stoppato perché c'era Esatto. stata la lieta notizia della nascita di tuo figlio, quindi ci siamo presi una pausa. Che sentirete in sottofondo, scusate se ogni tanto sentite Ci qualche sono diversi strillo. padri nella community, quindi Bene, penso mi che capiscono. capiscano. Dai. Per il resto, dicevamo, potrete fare domande per chi è online, quindi se avete qualche dubbio. Se invece avete domande, potete o lasciarle nei commenti sul post di Twitter, sul video poi di Twitch, oppure nel nostro gruppo Telegram. Detto questo, allora, direi di iniziare. Tu che dici, Fra? Assolutamente, ora io vorrei soltanto dire che è proprio vero, cioè mentre la maggior parte delle community Sorare si spostano, vogliono spostare Sorare verso il Web 2, Sorare for Bunnies è l'unica che davvero sta portando gente sul Web 3, adesso ne parliamo, che è la più grande rivoluzione, insomma, degli ultimi anni. Sì, è un po', diciamo, la spada di Damocle di Sorare, no? Che di fatto è una piattaforma costruita sul Web3, quindi su blockchain di Ethereum, però è un po' ambigua perché tende un po' a nascondere questa sua natura, no? Legata al Web3, quindi al mondo cripto, perché per via un po' dei mercati abbastanza ballerini, diciamo che tende un po' a nascondere questa sua natura, ma come ha detto anche Nicola Giulia nel podcast e nell'intervista dell'altro ieri, lui è uno che crede nel mondo cripto, crede nel mondo blockchain e quindi Web3, quindi non credo che ci sarà un'inversione di tendenza su questo aspetto, però attualmente vogliono privilegiare, diciamo, ancora il Web 2, insomma, quindi cercare di agevolare l'utenza media e quindi entrare e dare un'alternativa, no? Oltre agli strumenti della blockchain. Sì, infatti, vabbè, Sorare è assolutamente user friendly, vabbè. Chi ci segue sicuramente lo sa, però ecco, ricordiamo che si tratta di una delle più grandi realtà su blockchain, insieme, se parliamo del mondo del gaming, insieme a Alien World e Axie Infinity, io credo che sia tra le colonne portanti di questa categoria, quindi ecco, se la dovessimo perdere sarebbe un gran problema per tutto il comparto. Speriamo, come dicevi giustamente, che non succeda. Sì, infatti tra le dApp, perché poi in realtà di quello si tratta, è quella che ha più, ancora una delle più,
grandi per quanto riguarda gli scambi, no? Sì. Sia di valore che di NFT, quindi di cripto che di NFT, quindi è una delle aziende su blockchain che durante questo periodo ha sofferto, sì, perché lo vediamo anche noi, ma ha anche sofferto meno perché un sacco di aziende, ma anche molto più grandi, sono saltate, no? Vero. E per diversi motivi, noi abbiamo ben presente l'esperienza di Terra sulla quale lavoravamo ed eravamo presenti e avevamo anche investito una parte, quindi Una bella sappiamo sberla. bene un po' i problemi che possono scaturire da questo mondo, ma siamo stati anche, come dire, testimoni della bull run, no? Del 2020, nella quale Solare ha cominciato a diventare grande, a prendere insomma sostanziali fondi e a diventare piano piano quella che poi è diventata adesso. Vero, che poi gli ascoltatori, magari quelli un po' più attenti al mondo cripto, lo sanno, però è bello, è importante rimarcarlo. Essere costanti in questo mondo fa sì che si godano sia di bull run, come quella che abbiamo visto e vissuto a cavallo tra il 20 e il 21, e sia grandi crash come quello di Terra, quello di FTX. Quindi diciamo che alla fine si va a pari. L'importante è un po' di costanza e cercare di saper sfruttare le occasioni quando ci sono. Esatto. Infatti lo stesso Nicolà, per riprendere un po' l'intervista di cui tutti parlano dell'altro giorno, ha ricordato di quando lui e il suo socio hanno creato Sorare nel 2018 e proprio in quei giorni Ethereum dampava Mamma da mia. un K a 100 dollari. Quindi, nonostante questo, loro ci hanno creduto, hanno vissuto poi la bull run che ne è conseguita ed è diventata grande grazie a questo. È ovvio che adesso ci sono 2-3 anni di bear market, forse uno dei più duri, no? Dell'ultimo decennio, però sappiamo che 2024, anno dell'halving di Di Bitcoin, Bitcoin. è solitamente il ciclo. Si intende che negli anni dell'halving dovrebbe tornare la bull run. Anche se siamo a un anno e mezzo dall'ultimo all-time high di Bitcoin, ricordiamolo che comunque Sì, in realtà non è novembre passato tantissimo ancora. A noi ci abbiamo toccato sembra i 63K. un'eternità. Sì, perché lo viviamo, perché giustamente vorremmo ogni volta un avanzamento, però è una cosa recentissima, cioè relativamente recente in termini finanziari almeno. Esatto, però bando alle ciance, adesso Sì, non parleremo guardiamo. di cripto in questa sede, anche perché su Sorare, insomma, è un po' contrastante questo mondo, c'è chi lo odia e chi lo ama, ma è giusto che sia così. Quello che cercheremo noi è di fare informazione che riguardi tutti e due i mondi, che in realtà sono lo stesso, quindi Sorare e blockchain. Anche se si tende a dividere le due cose, in realtà sono la stessa cosa e noi tenderemo sempre una mano tra blockchain, tra Web 2 e Web 3. A proposito di Web 3, che se ne parla tantissimo, vogliamo iniziare a dare più o meno qualche elemento in più a chi fosse a dieta di questi termini? Che dici, Fra? Assolutamente sì. Allora, diciamo che per Web3 come Web2 sono concetti molto, molto ampi, molto vasti. Diciamo che per Web3 si intende in massima parte tutte quelle innovazioni, tutte quelle tecnologie che vengono sviluppate su internet e che hanno una connessione diretta a quello che è il mondo blockchain. Quindi diciamo che è l'evoluzione del Web2, che a sua volta è l'evoluzione appunto del primo web, dell'internet anni 90, che quelli che hanno più o meno la nostra età Esatto, nel frattempo ho condiviso ricorderanno. uno schemino che può Perfetto. sintetizzare bene, no? Sì, assolutamente. Non è più il web 2, quindi non c'è soltanto una prima interattività tra dell'utente, insomma, con la piattaforma, però c'è anche una maggiore verificabilità, una maggiore un ulteriore passo in avanti, molto sinteticamente, perché noi andiamo a creare con il Web3 una nostra identità digitale verificabile che ci permette di interagire
con le applicazioni anche attraverso strumenti economici come sono i wallet crypto, e quindi ci dà la possibilità fondamentale di guadagnare da determinate nostre attività alle quali siamo abituati a partecipare in maniera semipassiva. Basti pensare ai social network, l'ascolto di musica e anche il gaming semplice, perché adesso stiamo parlando di un gaming su Rare, su Web3, che ci permette di guadagnare effettivamente dei soldi senza passare da intermediari come possono essere agenzie di scommesse, perché poi c'è il gaming reale, no? In cui si può guadagnare. Esatto. Però c'è sempre l'intermediario. Qui diciamo che l'intermediario ha un ruolo molto più marginale. Esatto, per rimanere su questa immagine che mi pare molto esplicativa, diciamo che innanzitutto questo Web3 o Web3.0 per la prima volta è stato definito, no, coniato da uno dei cofondatori di Ethereum e sviluppatore di Polkadot, che è Gavin Wood. Appunto viene utilizzato per indicare le innovazioni digitali di ultima generazione e che riguardano blockchain, peer-to-peer, esatto, intelligenza artificiale. Tutti questi nuovi strumenti vengono correlati, no, all'interno del Web3. Se vediamo qui, la prima immagine era internet, quindi l'utilizzo semplicemente dello scambio dei dati, e ha portato poi al Web1. Web1 era semplicemente, insomma, le prime aziende che avevano una pagina semplicemente statica sulla quale potevi soltanto leggere informazioni, esatto, e piano piano fino poi al, diciamo, il 2005, siamo alla fase 2, dove diventa il Web 2.0, che è quello che conosciamo tuttora, no? E sì, che utilizziamo per la maggior parte. E ci stiamo dirigendo, appunto, come dicevi, sul Web3, dove cambia il paradigma, dove è costruita anche Sorare sul Web3, perché lo dice anche il loro slogan, ownership, ossia detenere i propri dati, i propri asset, e soprattutto, altra rivoluzione, è la decentralizzazione. Esatto, detenere in maniera diretta, perché poi come dicevamo giustamente all'inizio, Sorare dà la possibilità per gli utenti un po' più neofiti di questo mondo di mantenere i dati, quindi le carte che poi andiamo a comprare, i giocatori che compriamo in realtà sono detenuti da Sorare finché noi non li andiamo a mintare sul nostro wallet, che poi è una cosa un po' più complicata che al massimo immagino che vedrai più avanti. Però ecco, anche Sorare in un primo stadio è custode di fatto. Sì, purtroppo Sorare è costruita sul Web3, ma è centralizzata, quindi sì, questa cosa è un po' ambigua. Infatti, come dicevi, gli NFT che sono nostri, in realtà, per farli diventare davvero nostri dovremmo farli uscire dalla piattaforma. In realtà ci sarebbe anche un metodo, non è propriamente esatto, non è economico. Basta portarli su un wallet e diventano di tua proprietà. Ovviamente questa cosa è un po' ambigua, credo che nel futuro vada un po' risolta. Giulia parlava anche dell'introduzione del Barn, no? Barnare un NFT sappiamo che è proprio una delle proprietà di un NFT, e di chi detiene l'NFT dovrebbe essere libero, no, di poterlo anche massima barnare. Libertà, esatto. È ovvio che però nel gioco di Sorare potrebbe portare un po' di confusione e strategie al limite, no? Dove uno potrebbe comprare tutte le carte, ne barna tutte, ne rimane solo una e gioca solo lui con quella carta, quindi su questo penso che stanno ragionando, quindi sicuramente Sorare è incentrata al Web3, ma come dicevamo ha ancora molte caratteristiche che riconducono al Web2. Che poi su OpenSea, quindi su uno dei più grandi marketplace di Web3, noi possiamo trovare già su blockchain Ethereum delle carte Sorare. Chiaramente che cosa succede? Che il gioco di Sorare è implementato su una delle blockchain più costose a livello di fee, forse dopo Bitcoin, che è Ethereum. E quindi quando andate, cioè se voi volete possedere in realtà una carta, perché magari avete avuto la fortuna di trovare una carta rarissima e non volete affidarla
al server del gioco, dovrete pagare le commissioni su Rete Ethereum, che diciamo non sono bassissime. Ecco, ah, perfetto, perfetto. Stai mostrando. Qua. Hanno anche una pagina ufficiale. Sì, verificata chiaramente. Guarda lì il volume di trading. Sali un attimo, c'è un volume di Ethereum di 50.000 Ethereum tradati, una roba grossa, grossa. Esatto, questo vi fa capire però, che è uno dei giochi più... Sì. Quello sì, però vedi gli altri dati un po' bassi, perché effettivamente, come dicevi tu, andare a operare su OpenSea quando hai già un mercato interno che ti permette di non pagare le fee, però questo fino a giugno, dopodiché hanno già annunciato che nel mercato secondario ci saranno le fee, cosa che già avviene per NBA, cosa ovviamente dovuta per gestire ed essere come dire genuina, bisogna purtroppo sottostare anche alle fee. Per fortuna però c'è il 12 aprile, ricordiamo ragazzi, è una data importante per Ethereum, potrebbe esserlo anche per Solare, perché con l'aggiornamento di Shanghai è vero che si andranno a limare le fee con il passare del tempo, e quindi non saranno poi nel tempo più un problema. È anche vero che quel giorno ci potrebbero essere delle strane variazioni di prezzo, poi magari ne parleremo se vogliamo sì. Lasciarci un appendice. Ma sicuramente è una data importante, oltre che per Ethereum, anche per i manager di Solare, perché dovrebbero insomma controllare perlomeno quel giorno se possono esserci picchi davvero significativi, no, del prezzo di Ethereum. Nessuno sa dire cosa succederà in realtà, anche se dalle analisi on chain che ci sono state diciamo che tutto questo dump non ci sarà, però ovviamente quel giorno ricordate sempre di buttare un occhio, magari lo andiamo a vedere, sempre su qualche sito tipo questo, CoinMarketCap, CoinGecko o anche su Google, dove trovate un po' i prezzi di Ethereum. Attualmente aveva superato i $1,900, quindi più o meno si partirà da questa cifra, e attenzione se possano verificarsi delle importanti modifiche e variazioni di prezzo. Sì, assolutamente, quando c'è questi aggiornamenti. Io direi di passare direttamente a... Facciamo vedere. Ma guarda, prima di arrivare a Zili, magari per sì. Proprio i neofiti, facciamo vedere orientativamente come configurare il più comune dei wallet che ci permette di dare. Partiamo da lì, perché così poi facciamo vedere che su Zili uno dei metodi, perché Zili, ecco, lo possiamo anticipare, è un network che vuole mettere insieme, vuole accompagnare le community del Web 2 su Web 3. Ed ecco perché appunto ex Crew 3 ha da poco cambiato nome, ed è per questo che consente due tipi di autenticazione: una con wallet crypto, quindi un'autenticazione propria del Web 3, e sia con accesso tramite Discord, quindi un social network votato al Web 3, però ancora con i piedi ben saldi nel Web 2. Quindi sì, partirei assolutamente da una configurazione brevissima di MetaMask. Allora direi, innanzitutto puoi condividere il tuo schermo e facciamo... Ci sono, lanciami. Ah, ci sei, perfetto. Benissimo, se mi vedete, allora voi andate sul vostro browser, sul vostro motore di ricerca preferito, e andate a inserire estensione MetaMask. Google sa cosa state cercando. Aspetta, adesso ti vediamo ancora la pagina di Zili. Vedi un po'. Come mai? Condividi quel... Allora, scusatemi. Riniziamo con la condivisione. Allora, per chi fosse proprio a zero, no? Sul mondo cripto, diciamo che il primo passaggio fondamentale che si fa è utilizzare, come dicevi, un wallet. Sì. Che cos'è un wallet? È un portafoglio che serve a scambiare dei token, quindi delle cripto,
token NFT, esatto, a seconda del tipo di wallet, e che di fatto rappresenta un po' la nostra identità digitale su Web3. Cioè, noi siamo quell'address, in buona parte delle nostre operazioni, ed ecco perché è un argomento molto sensibile, ecco, anche dal punto di vista della sicurezza. Ci Ok, il tuo schermo c'è. Esatto. siamo? Allora, quindi voi ricercate sul vostro browser MetaMask estensione, e in breve. Si tratta di una vera e propria estensione come quelle che usate abitualmente. Io l'ho già installata, quindi vedete qui il tasto rimuovi, voi la andate a installare, aspettate il tempo del caso e vi apparirà qui nella barra delle estensioni, insieme all'antivirus e quant'altro, l'andate ad aprire. Io ho già il mio account. Voi avrete un MetaMask vergine che vi chiederà di importare o creare un nuovo account. Se non ne avete uno, andrete a crearlo, gli darete un nome, qualsiasi. La pagina però è statica, Fra, non riusciamo a vedere le operazioni se stai facendo le operazioni. È Aspetta un attimo allora. rimasta su MetaMask. Allora, lo sai perché? Perché chiaramente per una questione di sicurezza estrema non fa vedere, però adesso lo freghiamo, non fa vedere Ah, ok. la mia interazione. Adesso la vedete? No. Ah, dramma, quindi MetaMask non ci fa Se lo faccio vedere. io, vedi qua, lo faccio vedere io, allora diciamo, no? Ok, Lo ce l'hai vedi? Io tu? Aspetta. ce l'ho. Allora, siamo sulla pagina. Sì, Cliccare qui lo qua su. Ok, vedo. Sì. clicchiamo qua su download. Ci fa installare anche l'applicazione per browser e noi ce l'abbiamo qui, no? È la stessa cosa, vedi, non te la fa vedere, non ce la fa vedere per Ah, ok, non motivi di fa vedere, però sicurezza, la pagina intendo. me lo fa vedere, ma non l'applicazione del browser. Allora, in sostanza, una volta che attivate MetaMask, no? Lo scaricate, la cosa più importante è che ci sono la frase di recupero, no? La frase di La sicurezza, esatto. sicurezza, esatto. Cioè, voi quando andate a chiedere di creare un nuovo wallet, adesso cerco di aiutarmi con delle immagini online, guarda così facciamo capire. Eccovi qua. Andando a creare un nuovo wallet, vi verrà data una frase di questo tipo qui. La vedete? La vedi, Mirko? No, tu sei fermo sempre su MetaMask, su Google, Aspetta, allora praticamente. ci sono. Adesso lo Ok. inserisco. Okay. Eccolo qua. Vede? Eccoci qua. Perfetto, Ah, aspetta. Ok, ci sei. Ci sei, ci sei. una cosa di questo tipo. Quindi ci saranno 12 parole in un ordine preciso che voi andrete a salvare se volete un consiglio su un pezzo di carta. Cercate di evitare di salvarle sul vostro computer perché i computer sono hackerabili. Quindi se un Esatto. hacker entra nel vostro computer e trova una frase da 12 parole, sa come usarla. Quindi andate a salvare questa frase e MetaMask come conferma vi chiederà di confermare il seed. Quindi voi andrete a riscrivere nell'ordine, andate a selezionare le parole nell'ordine in cui vi sono state date all'inizio. Esatto. Molto semplice, a quel punto il wallet sarà configurato e vi apparirà circa così. Quindi Ok. avrete la rete principale che vi farà vedere quella di Ethereum. Se andate a cliccare sul menu a tendina dove c'è scritto Ethereum Mainnet, vedrete tutte le altre reti disponibili che adesso non ci interessano perché Sorare, come dicevamo, è implementata su Su Ethereum rete è Ethereum. già Esatto. di default implementata. Una Però, cosa sì. sulle 12 parole. Ricordate che è molto importante conservarle anche perché se le dovesse smarrire non potreste più recuperare l'account, no?
Account e fondi. Considerate E che fondi, MetaMask vi esatto. chiederà una password. La password voi la potete anche dimenticare. Se dimenticate la password, MetaMask vi farà recuperare il wallet, però soltanto inserendo la seed phrase. O mettiamo l'esempio che voi abbiate bisogno di avere il vostro wallet su smartphone, dove potete trovare comunque l'applicazione di MetaMask. A quel punto voi, tramite la seed phrase, potete andare a configurare quello stesso wallet anche su smartphone. Esatto. Sì, la prima operazione è anche la più Fondamentale. importante, ragazzi, Sì. quindi non sono solo 12 parole scritte a caso, insomma, dovete conservarle, scriverle ed è fondamentale dove le conservate perché poi se vi connettete da altri device vi chiederà Di sempre queste importare un 12 wallet, parole. e per importare un nuovo wallet voi dovete dare quelle 12 parole. Infatti, come vedevamo all'inizio, l'importazione del wallet non è altro che reinserire Esatto. questa seed phrase. Però non spaventatevi perché non è che ogni volta che rientrate e accedete vi chiede le 12 parole, vi chiederà soltanto Assolutamente. la password Che andrete a classica che vi... impostare? Esatto. Ecco la grande differenza tra Sorare, quindi accedere su Sorare, piattaforma centralizzata, e accedere su Sorare con MetaMask. Che se noi creiamo un account Sorare e perdiamo la password, andiamo a recuperare la password e tramite la nostra mail Sorare ci permetterà di avviare la procedura che ci permetterà di creare una nuova password. Qui invece non c'è nessuno che vi recupera il wallet, quindi è fondamentale, come diceva Panoschi, fondamentale che queste 12 parole siano conservate correttamente offline. Ok, quindi una Assolutamente. volta ricapitoliamo, una volta scaricato anche per il MetaMask, sì. browser l'applicazione, le 12 parole le conserviamo, entriamo nel wallet. Esattamente. Che La purtroppo cosa non possiamo importante, mostrarvi, è un peccato, ma giustamente fa parte della sicurezza del protocollo. esatto, una volta che entrate nel wallet, ragazzi. Come vedete, perlomeno qui Aspetta, forse ti riesco a c'è. far vedere adesso. Vai un po'. Ok, Mi vedi? sì, ci sei. Ci sei. Ah, qui vabbè, non abbiamo propriamente non riesco a farvi vedere il wallet, però riesco a farvi vedere, insomma, le impostazioni base dell'account, dove potrete scegliere la valuta di riferimento, ci sono anche gli euro, dove potrete eventualmente andare a aggiungere altre reti, al momento non ci interessa, e la cosa più importante che potete fare da qui, metti caso che perdete la vostra frase da 12 parole, però avete ancora MetaMask configurato sul vostro computer, potete recuperare andando su sicurezza e privacy e cliccando su rivela frase seed. A quel punto MetaMask vi dirà attenzione perché questa operazione è un po' pericolosa, ve la mostrerà e voi potrete risalvarla. Piccola cosa che potevamo spiegare con questa schermata. Ok, Ah, eccolo, direi però eccolo, la eccolo. cosa più Eccola. importante è l'identità digitale che è rappresentata, no, dal codice. Da questo qui, lo Esatto. vedete? 0x e iniziano tutti per Poi, 0x. esatto, ogni account è rappresentato da quel codice, quindi non c'è bisogno di mettere dati di qualsiasi genere. Voi siete rappresentati da quella stringa. Quella stringa sarà fondamentale poi quando farete i passaggi, no, di invio o ricezione delle cripto, perché vi chiederà quale codice le inviamo, a quali wallet, e voi siete indicati con quel codice. Esatto, Detto fondamentale per questo, potervi mandare asset e anche per esatto. poter interagire con Sorare, perché chiaramente voi su Sorare avete la possibilità di connettervi con questo wallet. Esatto, oddio, quella di Solare possiamo farlo vedere come fare, magari. Sì. Vediamo un po' se riesco ad aprirlo, fammi vedere Vedi perché. un po' se ce l'hai. Io intanto faccio vedere, tanto qui non vi posso far vedere la seed phrase di questo account prova. Quindi dicevamo che la ritroviamo nelle impostazioni, mentre Mirko si connette su Sorare. Allora, no, Ci sei? Hai perché mi dice account security overview. Please review and capito? confirm your. Eccola qui la Ah, frase seed intanto. allora, sì, ci sono. Ecco la frase seed. Che andrete a salvare. Ci sei?
Ok, ci sono. Allora, quando entrate su Sorare, ovviamente entrate nel wallet, ragazzi. Quando dovete fare preleva, che cosa vi dice? A parte, vabbè, i fondi insufficienti, ma qui avete l'indirizzo. Proprio qui dovrete mettere l'indirizzo che copierete dal vostro wallet di MetaMask, lo incollate qui e facendo continua i fondi da Sorare andranno su MetaMask. Sul vostro wallet, ovviamente, una volta che li hai su MetaMask, se volessi ritirarli, dovrei passare per un exchange. In questo caso, Binance o Coinbase o qualsiasi exchange che utilizziate. E quindi l'indirizzo, fondamentalmente l'indirizzo che avete, è quello importante per interagire anche con Sorare, sia per inviare fondi o prelevarli. Sì, anche per depositarli è molto comodo. Per esempio, io che uso le cripto da un po' di tempo, tutti i fondi che ho messo su Sorare li ho depositati direttamente da MetaMask con la procedura che Esatto. permette di linkare il nostro wallet Anche MetaMask. perché nel mercato secondario da qualche giorno non è più possibile acquistare con carta di credito per il momento, quindi l'unica operazione che si può ancora fare è acquistare da un exchange gli Ethereum, passare per MetaMask e da MetaMask aggiungi fondi, clicchi su wallet Ethereum e insomma invii i fondi che ti servono. Sì. Beh, Ovviamente tutte queste operazioni hanno delle fee, quindi hanno dei piccoli costi. ho Che piccoli sui possono Ethereum, siamo variare, 2-3 euro, esatto, credo, siamo a più o seconda meno della 2-3 euro che possono variare poi durante, se le fate il giorno, la notte, giornata. dipende dai. Diciamo che il weekend, il sabato e la domenica, la mattina sono i giorni più economici, se vogliamo, delle fee. Sì. Detto questo, perché vi stiamo facendo la testa un po' così con MetaMask? Perché MetaMask servirà poi a interagire con tutte i siti, le applicazioni, le piattaforme che ci sono su in rete, quindi sul Web3. Potrete utilizzare quasi spesso sempre MetaMask, a parte poi se cambiate chain, ma diciamo che MetaMask è un po' universale, è quello più conosciuto perlomeno, e soprattutto per interagire con Zili. E qua torniamo a Eccoci. noi, no? Sì, sono Allora, pronto. vai su Zili, adesso sei tu. Sì, io ci sono. Ok, Ah, e perfetto. parliamo un po' di Zili, questa piattaforma costruita sul Web3, quindi su blockchain, appena nata, ma già avuto un grande successo. Ci sono più di 2.400 aziende che la stanno utilizzando e molte anche con capitalizzazioni davvero alte. Noi siamo la prima community su Sorare che la sta utilizzando, l'abbiamo già sperimentata un po' di tempo. Beh Stiamo sì, sono 5 sperimentando giorni, dai. anche altre piattaforme che in futuro vi porteremo, con la quale integreremo la nostra community, ragazzi. E adesso parliamo un po' quindi di Zili X Crew 3. Esatto, quindi diciamo è una piattaforma che permette al progetto, in questo caso a Solar for Bunnies, di fidelizzare gli utenti, i follower, e permettergli di aiutarli a supportare le campagne promozionali, chiaramente in cambio di alcuni premi e anche di una maggiore interazione con la community e con il progetto che si va a seguire. Alcuni di voi immagino ho già visto, seguendo le quest che fate, la maggior parte di voi è già sul nostro Zili, a me viene ancora da chiamarlo Crew 3 perché è una cosa abbastanza recente. Vabbè, è avvenuta in una notte, neanche ce ne siamo resi conto che hanno Sì, alla rifatto il muta, rebranding. cambiato tutto. Però per chi non ha Oddio, non ancora è girato, sbagliato perché Crew 3 no, era un po' ambiguo, come è termine, vero, però. non è male, non è male anche il nuovo nome, la veste grafica è rimasta identica. Per chi quindi non ancora fosse iscritto, appunto vi invitiamo a farlo perché
Questa è una piccola anticipazione, vi spiegherà meglio Panoschi. Stiamo per lanciare il primo sprint, poi vi spiegheremo cos'è. E quindi un piccolo tutorial velocissimo per chi non è ancora entrato, connettendovi su zili.io, Sorare for Bunnies, avrete la possibilità di connettervi. Le modalità di connessione sono sostanzialmente due, qui ne vedete tre, perché il Wallet Connect si rifà sempre alla connessione tramite Wallet su Web3. Quindi, come vi dicevo, avete la possibilità di iscrivervi, di connettervi con MetaMask, quindi con uno strumento del Web3, oppure col vostro account Discord, che è uno strumento appunto del Web2. Andiamo a fare con Discord. Vi chiederà chiaramente un'autorizzazione. E una volta autorizzati sarete dentro. Beh, qui mi dice che chiaramente ho già fatto il Daily Connect. Eccoci qui su Sorare for Bunnies. Qui troverete una serie di quest, di missioni che potrete svolgere quando e da qualsiasi punto vi troviate del globo. Naturalmente non solo da desktop, ma anche da mobile, una piattaforma abbastanza mobile friendly. Le quest che vedete sono le più disparate. Naturalmente vi chiediamo di seguirci su YouTube. Ecco, questa quest, ad esempio, voi andate su YouTube, adesso senza che ci vado io fisicamente, andate a mettere il follow, fate uno screenshot alla pagina o lo fate dal vostro cellulare e l'andate a caricare qui. Noi controlleremo la vostra iscrizione alla missione e se avete fatto tutto correttamente andremo a validare la missione e voi otterrete 50 punti. Altre quest invece si validano da solo, come la connessione giornaliera, ci pensa direttamente il Crute, scusa il Crute ancora, Zili. Idem per quanto riguarda le missioni di seguire su Twitter. Considerate che se a volte ci sono delle piccole defezioni, soprattutto sul seguici su Twitter o sull'invitare amici, non è colpa nostra, ma è un problema della piattaforma che a volte può avere dei piccoli Sì, bug. è una piattaforma ancora, anche questa in Nuova. beta sperimentale, quindi aspettatevi qualche bughetto e soprattutto ci sono delle operazioni che noi dobbiamo validare, altre che invece valida direttamente la piattaforma perché era successo un caso della nostra community che non sembrava validare un amico entrato attraverso il link, che poi è quella che dà più punti in Esatto. sostanza, eccolo qua. Però oddio, alla fine credo che l'abbia validata perché ho visto la classifica Mi e sembra di sì. c'erano tre. Considerate che nelle notifiche voi avete tutte le quest che vengono validate. Cioè, facciamo un esempio: se io vado a farmi la quest giornaliera, ecco, ho preso 10 XP. Non ancora me la giuro, forse perché ho un'auto. Comunque, quando fate eccola qui: connessione Eccola. giornaliera, success, success. Quindi diciamo che Sì, qualsiasi cosa fate, lo storico c'è. esatto. Il bello di questa piattaforma è perché inizierete a utilizzare appunto il Web3. Nel Web3 è tutto certificato, ma tutto visibile, no? Quindi potete vedere anche gli altri utenti che cosa hanno fatto, un po' come Sorare già, no? Come Sorare Data, dove Esatto. potete controllare tutte le operazioni di tutti gli utenti, tutto ciò che si fa sul Web3 è pubblico e visibile. Quindi È vedete, se cliccate trasparente. anche su altri utenti, vedrete tutte le operazioni che hanno fatto loro, quindi, no? Esatto, lo stiamo Tutto vedendo. quanto, Sì. E esatto. qui avete naturalmente la classifica, che sarà la cosa C'è che già una vi classifica, sì, ci sono interesserà. già alcuni utenti come Colesano, Collesano Pocio, spinge. Mastro, belli ferrati, Sì, ma grazie. ovviamente le prime quest sono un po' generiche, generali, e quindi attualmente i punteggi potrebbero sembrare quasi simili, ma a breve integreremo poi settimanalmente nuove quest e appunto, come parlava prima Frank, ha introdotto lo speed, no?
Sì, lo sprint, faremo a brevissimo uno Sprint, sprint, scusami. sì, che diciamo che azzera un po' la classifica, nel senso, mentre ci sono, chiaramente terremo sempre conto della classifica generale e quindi di chi ha iniziato per primo questa avventura con noi su Zili, però lo sprint permette a tutti i partecipanti di ripartire da 0 punti, quindi da una data zero, facciamo esempio che lo sprint lo facciamo partire tra 2 giorni, quindi tra 2 giorni parte lo sprint, tutti i partecipanti sono a zero e dovrete nel tempo di durata dello sprint, che può essere una settimana, 2 settimane, un mese, completare più missioni possibili per ottenere dei premi che naturalmente Sor Erfo Bunnies metterà in palio per voi. Ecco, vi voglio fare un esempio di un'altra community. Qui abbiamo un progetto NFT stanziato su Stargates e su Polygon. Loro qui vedi, hanno anche una sezione dedicata alle quest che vi fanno guadagnare più punti durante lo sprint. E se andate alla classifica, la particolarità sarà appunto che avete la classifica di tutti i tempi e lo sprint in corso. Qui a fianco, naturalmente, vedete che per lo sprint in corso sono destinate delle ricompense specifiche, in questo caso un NFT e quant'altro. Quindi diciamo che la configurazione, una volta partito lo sprint, sarà più o meno questa. Anche su Sor Erfo Bunnies avrete la data di fine qui e le ricompense. Ok, quindi ricordiamo che a breve partiranno il primo sprint, e Esatto. sarà quindi l'opportunità per guadagnare ulteriormente punti anche per chi si fosse iscritto da poco. Non è sostanzialmente una gara di velocità, anche se il delay può fare la differenza, ma alla Beh, sì. fine sono solo 10 XP, Ma su una però gara, 10 XP su diciamo una la gara fanno piattaforma la differenza. serve sia a chi crea contenuti e alle community. Purtroppo, siccome chi crea contenuti devi continuamente, no, ricordare all'engagement, alla community fino a diventare esasperante, questo è un modo, una modalità, la mette sotto un gioco con dei punti e noi riusciamo attraverso questo strumento a capire qual è, insomma, gli utenti più attivi e riusciamo anche a premiarli perché prima leggevo un po' sulla piattaforma, ci saranno novità proprio della piattaforma che consentirà proprio premi on-chain, quindi premiare direttamente dalla piattaforma, quindi crescerà e ci saranno nuove feat anche per quanto riguarda la piattaforma e noi ve li porteremo. Ovviamente il viaggio è appena iniziato, questo varrà per tutti i mesi, i premi saranno mensili. Ovviamente iniziamo, poi vediamo un po' dalle interazioni, ma visto che al momento siamo sotto i 50, rimaniamo con un pochi premi, poi vediamo dalle Dai, interazioni certo. crescendo, superando i 100 utenti, ci saranno più premi. E che cos'altro dire? Vorrei ricordare soltanto a chi si è già iscritto, invece questa può essere una cosa utile per Sì. chi è già entrato con l'account Discord, perché magari non ancora aveva familiarità con MetaMask, è che se voi andate sul, magari l'avete già visto, se voi andate sul vostro avatar Nel e cliccate frattempo su salutiamo Fabiolone account. TV, altro utente streamer, membro della Ciao community Fabiolone. Bunnies, salutiamo. Ciao Fabiolone, Grande. grazie di seguirci. Ok, dicevi? Dicevo che qui nell'account setting potete andare a inserire in un secondo momento il vostro address Ethereum, quindi quello che abbiamo visto su MetaMask. Questo vale per tutti gli utenti che si sono iscritti con Discord e non hanno fatto questa operazione del wallet Web3. Quindi recuperatela. E un'ultimissima cosa, giusto per essere il più chiari possibile. Abbiamo visto quest dove basta premere un tasto come la connessione giornaliera. Ci sono quest in cui dovrete, per esempio, iscrivervi a Telegram e autorizzare Zili a controllare chiaramente su quali canali Telegram siete iscritti. Quindi dovrete dare delle autorizzazioni. Ci saranno quest come l'invitare amici che vengono autovalidate dalla piattaforma. E ci saranno, come abbiamo visto, come l'iscrizione a YouTube o su Twitch,
Quest che dovremmo revisionare noi, in cui voi dovrete inserire una prova dell'azione che vi viene richiesta, come ad esempio iscriversi al canale Twitch. Qui c'è bisogno di uno screen da allegare, noi andiamo a controllare e validiamo l'operazione. Quindi, se una quest non vi viene immediatamente validata, ma vi compare la scritta in review, sapete perché, Esatto, insomma. non preoccupatevi. Che Tanto arriviamo. Fabiolone ci commenta che per fare l'accesso con Discord ha sudato perché la pagina si rifresciava da sola ogni 2 secondi per tipo 20 minuti. Ti capisco, Fabio. Infatti, vedi quanto era più facile con MetaMask. Era Esatto. veramente più facile. Beh, è un passaggio secondo me obbligato sicuramente per chi vuole iniziare ad esplorare il Web3. La prima cosa è avere un wallet. Il MetaMask è uno dei più semplici da utilizzare ed interagisce un po' con tutte le piattaforme. Sì. Ovviamente, come dicevamo, cercheremo di integrare i nostri 2 canali, quindi Solare for Banners e Radio Holder, perché noi veniamo da un altro progetto, un altro canale che riguardava il mondo cripto. E appunto riprenderemo anche quel canale dove porteremo sul mondo di Sorare, faremo dei tutorial, no? Per insomma far utilizzare maggiormente anche altri strumenti e imparare un po' a come dire, familiarizzare un po' con i termini e con i mercati, mentre con Radio Holder andremo più a come dire, sviluppare questo percorso incentrandolo soprattutto con gli airdrop, che sono uno dei ganci più utilizzati per introdurre nel mondo cripto. C'è stato, ricordiamo, un grande airdrop pochi giorni fa di Arbitrum che ha consegnato Sì, abbastanza dollari o perlomeno nelle cripto mani di equivalenti tanti, sì. a dollari. Che cos'è un airdrop? Un airdrop è una ricompensa in cripto per delle operazioni semplici a volte, come utilizzare una piattaforma in testnet, fare degli piccoli scambi, insomma piccole operazioni, e si può venire profumatamente ricompensati per queste operazioni, e noi parleremo anche di questo. Parleremo delle piattaforme nuove o quelle che utilizziamo di più, e quindi faremo informazione anche su quel campo. E perché vi diciamo questo? Perché 2 campi si integrano benissimo, sia Sorare che il mondo cripto, facendo parte entrambi dello stesso mondo, e credo che sia giusto iniziare anche a quella parte di community che vuole sperimentare, ecco, i nuovi strumenti, portarli alla luce. Sì, se mi attivi allo schermo, infatti a questo punto ne Sì, eccoci approfitto anche per sei. fare questa piccola promozione dell'account Radio Holder di Twitter, da cui trovate poi il canale Telegram, la nostra pagina Medium, dove trovate i primi articoli già sul mondo del Web3, freschissimo, insomma, c'è un primo articolo su una testnet da fare, ZChain, quindi una testnet vuol dire che non si impiegano soldi reali, quindi per sperimentare su questa blockchain non Esatto. avrete bisogno di denaro, ma soltanto del vostro wallet MetaMask. Trovate anche un video tutorial, quindi diciamo che per chi si vuole cimentare senza rischiare fondi può iniziare da qui. Esatto, troverà anche dei podcast che avevamo Sì. utilizzato incentrati sul mondo Cosmos. Ma l'idea è di ricominciare, insomma, a creare contenuti anche nuovamente sulle cripto, quindi fate attenzione anche all'altra pagina. Per il resto, che cosa dire? Purtroppo non ci sono molti ragazzi in onda, ma lo sapevamo, quindi questa live era più Orario. incentrata al VOD, all'on demand, E anche perché quindi dovevamo non credo farla, che ci dovevamo. saranno molte domande, a parte Fabiolone che se vuole fare qualche domanda ora è il momento, altrimenti ci risentiamo sui Sentiamo. nostri canali. Se ci sono molte domande, magari potremmo prenderle e rifare un'altra live tra qualche giorno, Magari proprio in riprendendo occasione tutte le sì. domande Beh, e magari a lanciamo anche lo spiegare sprint. meglio. Anche Possiamo sullo lanciare lo sprint, sprint, esatto, sì, quindi facciamo anche uno decidere sprint, il giorno esatto. e rivederci tutti lì per qualsiasi dubbio.
Anche se Fabiolone, per esempio, lo vedo dalle quest che va dritto, quindi non Ah, penso io che sì, abbia pensavo bisogno. anche che fosse un po' problematico, ma sono abbastanza, non ferrati, però abbastanza combattivi. Sì. Fabiolone è entrato da poco, ci dice: ho saltato i primi giorni, ma non ti preoccupare perché c'è modo di recuperare. Il primo mese è appena iniziato, siamo solo al quinto giorno, c'è modo, attraverso poi anche lo sprint, di recuperare il tempo perso. Vediamo in nona posizione, ma sei veramente attaccatissimo a uno sputo dalla settima, cioè siete tutti lì appollaiati, quindi vai tranquillo. Spoiler sprint, non possiamo spoilerare, non possiamo avvantaggiare, però sicuramente possiamo dire che chi seguirà le live, ovviamente durante le Avrà un live vantaggio. potrebbero esserci, e quindi anche un incentivo in più a guadagnare spettatori live, Dai, purtroppo questo non spoiler avendo. facciamolo. Facciamo questo piccolo spoiler, che nella prossima live ci sarà una quest riservata a coloro che parteciperanno alla live, appunto, in cui vi chiederemo di fare uno screen di una domanda che ci avete fatto. Quindi, come prova, quindi perché del fatto che siete effettivamente connessi, dovete fare una domanda, fare lo screen e postarla sul Clou Day. Quindi questa piccola anticipazione, dai, la possiamo Ok, dare. no spoiler c'è stato. Per il resto, allora, dobbiamo ricordare, anzitutto ovviamente per quanto riguarda lo streaming, ci sarà anche Frankie a breve, inizierà anche lui a streamare sia sui suoi canali, per altri contenuti. Il punto è che ovviamente per il momento non abbiamo una programmazione fissa, quindi cercate di seguirci sui nostri canali dove vi avvisiamo di determinati live. Sappiamo di, insomma, siamo coscienti di questo, quindi non stiamo ancora cercando i grandi numeri, però stiamo partendo e io credo che da qui ai prossimi mesi cresceremo, in maniera, contigua, e quindi, non è questo il problema. Ci sarà prossimamente, diciamo, una live con altre community di Sorare. Ci stiamo sentendo in questi giorni, stiamo mettendo su una live generale che diventerà poi periodica, e durante queste live ci saranno delle mega giveaway per le community, e quindi aspettatevi novità anche in questo senso. Ottimo. Abbiamo fatto quasi un'oretta. Quanto Sì, stiamo? Ah, sì, abbiamo 51, fatto un bel dai. Una po'. Io direi bella che live. possiamo anche salutarci. Assolutamente, salutiamo Fabiolone che ci ha seguito fin qui e i Grazie ragazzi che Fabiolone, ascolteranno, grazie, esatto, che vedranno ringraziamo il video. chi ci seguirà anche on demand. Ringraziamo tutti i bunnies che sono sui nostri gruppi. Per il resto ci sentiamo per le prossime live, e se avete domande ricordatevi di farle sul gruppo o sulla pagina Twitter, e cercheremo di rispondervi. Buona questa a tutti, e speriamo, insomma, vediamo il vincitore tra un Ci mese, vediamo lo allo sprint. porteremo live e condivideremo le prime impressioni. Assolutamente. Ciao a tutti, grazie Panoschi e alla prossima. Ciao ragazzi. Un saluto da Solare for Bunny e alla prossima!